Buonasera a tutti, grazie di essere ancora qui, ho molto rispetto per tutte le persone che sono in questa sala. Io ho il compito di presentare la figura di Giulio Mancacaro, Giulio Alfredo Mancacaro, uno scienziato in Italia misconosciuto e che io ho imparato a conoscere come divulgatore scientifico. La casa che pubblica questo libretto, che è un'antologia di testi di Giulio Mancacaro, ha un nome esplicativo, Le edizioni dell'Asino. È una casa editrice di pedagogia, pedagogica, che intendiamo far conoscere ai ragazzi, ai relatori, agli educatori, figure, attività e anche la storia di questo paese. E una storia che sta dentro una storia che sta dentro un'altra storia. Adesso cercherò poi di dipanare questa situazione. Lasciatemi però dire qual è il contesto. Il contesto è quello che abbiamo appena definito, che alcune persone che ne hanno preceduto hanno definito. Il contesto è quello del conflitto sociale. Non possiamo negarci. Le parole e i testi di Giulio Mancacaro, di questo scienziato, sono esplicitamente, chiaramente definite dentro un contesto di conflitto sociale. Non si creda che questa sia una situazione desueta o anacronistica. Pochi anni fa, un ricchissimo finanziere, non mi ricordo più, un americano, durante un'intervista su uno dei più importanti giornali statunitensi, non ricordo più le specifiche, non me le posso fornire, disse: ebbene sì, la lotta di classe esiste, e vi informo che noi la stiamo vincendo. Esplicitamente mettendo in chiaro quello che era la situazione. E la storia dentro la storia, dentro la storia qual è? La prima storia appunto è quella della, chiamiamola così, transizione epidemiologica, quella che è avvenuta a partire dalla rivoluzione industriale e che, come è stato detto in precedenza, ha trasformato radicalmente il concetto e i problemi legati alle malattie. A un certo punto dello scorso secolo, quelle che erano malattie prevalenti nella popolazione mondiale, non soltanto italiana, cioè tifo, polmoniti, tubercolosi, sono regredite, grazie alle attività di microbiologia, e sono avanzate altre forme di patologia, cioè i problemi cardiocircolatori, i problemi tumorali, e poi ultimamente, nell'ultima fase dello scorso secolo, ma adesso con l'esplosività, le malattie degenerative di diverso genere. Allora, se non teniamo conto di questa trasformazione, come è stato detto, non comprendiamo bene il significato e la cosa che sta succedendo. All'interno di questa storia, che è una storia gloriosa, se volete, una trasformazione importante dell'umanità, si colloca quello che è successo in questo paese, diciamo, nel periodo che va dagli anni 50 agli anni 70-80. Nei giorni scorsi, un economista modenese, Giovanni Vecchi, nei mesi scorsi, ha pubblicato una bellissima storia del nostro paese. 150 anni di vitalità, è una delle poche presentazioni accettabili a Torino, io vivo a Torino, in questo anno che è stato dedicato alla celebrazione di tutti i 150esimi, che erano per la maggior parte tanto gloriose, autocelebratorie. Per una volta questo libro ha raccontato la storia del nostro paese con un'ottica nuova, insomma, seria, sincera, e il titolo era La ricchezza e in povertà. La storia d'Italia attraverso lo sviluppo della ricchezza e della povertà, una cosa molto bella. Ecco, se voi guardate cosa è successo in questo paese dal punto di vista della salute delle persone, della ricchezza, si vede che c'è una crescita importante a partire dall'unità, un periodo di stasi, diciamo, quello delle due guerre principalmente, più accentuato dopo la prima guerra mondiale, e poi negli anni 60 questa enorme esplosione economica di salute. Negli anni 60 questo paese era un paese lacerato, avevamo Danilo Dolci in Sicilia, dove i bimbi prendevano le stesse malattie che oggi prendono i bimbi in Africa, diventavano ciechi perché vivevano degli escrementi e avevano questo tipo di problemi. Avevamo i minatori italiani che morivano in Sumer e in altri posti, direi che erano in povertà. Contemporaneamente il paese stava velocissimamente salendo per recuperi sui tassi di analfabetismo, avete sentito delle testimonianze,
sui tassi di mortalità infantile. In questa crescita, che uno studioso italiano ha definito una transizione non guidata perché stava succedendo da sola, alcuni intellettuali, come Giulio Alfredo Mancacaro, si sono inseriti cercando in qualche modo di leggere la situazione in corre ordine. Allora, leggere la situazione in corre ordine, allora come adesso, è fondamentale, importante. E Giulio Mancacaro ha una storia, la racconto rapidissimamente, nasce nel 1991 a Codogno, è il terzo genito di una famiglia in cui la mamma fa la maestra, il padre dirige una filanda, e il papà si ammala molto precocemente di morbo di Parkinson. Chi lo sa, magari questa vicenda, la mamma si prende carico del ragazzino, lui si assume oneri, insomma diventa un personaggio, uno studente modello, carico di responsabilità, tanto che il medico del paese lo sostiene negli studi perché si accorge che questo ragazzo merita. Poi c'è la guerra, risultati incredibili, tutte le persone che incontro e con le quali parlo di Mancacaro mi dicono intelligentissimo, una persona di un'intelligenza eccezionale. Studia, si laurea in medicina e in particolare in microbiologia. La microbiologia allora era la scienza medica che stava risolvendo i problemi. Erano microbiologi tra i premi Nobel italiani, Salvador Luria, Renato Pellegrino e Rita Levi-Montalcini. Era il periodo in cui si stava scoprendo il DNA, cioè un'esplosione. In quegli anni Mancacaro stava formandosi tra l'Italia, c'erano scuole, la Lombardia. Cito un solo personaggio che fa parte del secolo precedente, ma Eugenio Pacini, lo scopritore del colera, del bacino del colera, cioè un passaggio importantissimo. La colera è stata una delle piaghe della civiltà occidentale fino alla fine dell'Ottocento e poi con le lucide ancora dopo. Allora, la scuola italiana era in strettissimo contatto con il resto del mondo, non siamo un paese povero, scusate, io sono qui, sono appena per anni, cioè in quegli anni, Luigi Cavalli Sforza lavorava a Cambridge insieme con Fisher è il famoso Fisher della statistica, che veniva applicata in microbiologia. In quel laboratorio, dove c'erano questi personaggi, 20 anni dopo avevano scoperto le ricche del DNA, Crick e Watson, e gli italiani erano lì. E non erano lì in trama, erano lì a portare il loro contributo. Giulio Mancacaro è ancora giovane in quel periodo, siamo negli anni 50, torna poi in Italia, fa una scelta importante. Gli altri nomi che vi ho detto prima sono tutti tre personaggi che hanno preso il premio Nobel per la medicina all'estero. Sono tre che sono formati a Torino, ma sono andati a studiare per l'estero. Mancacaro torna in Italia e sa qual è la situazione in Italia. Ci sono stati scienziati italiani, Amalfi, Giulio Mancacaro, Giulio Mancacaro era un fisico, che avevano fatto una scelta consapevole di ritornare in questo paese negli anni difficilissimi per dare un loro contributo. Riprendiamo questa storia e cerchiamo anche di raccontare storie di uni e degli altri. Allora Mancacaro torna in Italia con una consapevolezza, di carico, di conoscenze e anche di possibilità enormi. Si accorge di quello che sta succedendo, per usare le parole, siamo in un periodo di questa transizione non guidata, cerco di usare le parole di quegli anni, perché quello che sta succedendo in quel paese, soprattutto con i giovani, è qualcosa di questo tipo. Vediamo se riesco a trovarla rapidamente. Tanto rapidamente penso che non riuscirò. Comunque, quello che succede è che sono gli anni della contestazione. Perché c'è la contestazione? Perché si sta perdendo un modello vecchio al quale i giovani non riuscivano a aderire, un modello rigido, burocratico, con gerarchie stabilite, e allo stesso tempo stava esplodendo il modello che abbiamo davanti a noi, il consumismo, alcuni valori perseguiti senza uno specifico senso. A quell'epoca la facoltà di medicina, la facoltà forse come adesso, frequentata da ragazzi ricchi, fondamentalmente, quindi tranquilli, quindi non con tanta voglia di contestare, ma questi erano quelli che andavano a fare la loro pratica negli ospedali, e questi ragazzi erano i primi, ci sono i primi a porsi delle domande, si chiedevano il significato del loro ruolo, qual è il loro ruolo, diceva. Giulio Mancacaro è uno dei pochi che raccoglie questa, dei pochi professori che raccoglie questi problemi e
qualche modo comincia a dipanare e fa le sue attività attraverso quelle funzioni che abbiamo sentito in precedenza elencate, quindi per esempio l'informazione. Giulio Mazzacaro è un personaggio che scrive in continuazione su giornali, riviste, pubblica prefazioni di libri, ma non trovate un suo libro intero, non lo trovate. E un caso analogo è quello di Alexander Lang, uno dei fondatori del Movimento delle Idee, che non ha mai scritto un libro suo, ha però contribuito tantissimo con l'attività culturale, come per esempio trovandosi qui facendo incontri con persone che poi altri registravano e scrivevano. E allora capisci che intanto l'informazione è una cosa importantissima e, a parte altre cose molto molto importanti, fonda per esempio questa rivista qui che si chiama Sapere, il nuovo Sapere di Giulio Mazzacaro, che dura 3 anni ed è una cosa, come la posso definire, mitica, mitica per la scienza in questo paese, perché qui la scienza è una scienza dove la parola partecipata è forse poco, alle redazioni, ai comitati di redazione partecipavano persone come noi, che partivano da Lecce per andare a Milano a parlare dei loro problemi, che trovavano qualcuno che li ascoltava e che cercava di declinare. La partecipazione a quell'epoca non si sapeva come fosse con certezza. Giulio Mazzacaro non parla del concetto di sanità per definire la partecipazione, non parla dell'articolo 2 e dell'articolo 32 della Costituzione, ma parla dell'articolo 3. Vediamo se lo trovo. L'articolo 3 della Costituzione italiana è quello in cui si parla di partecipazione. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico-sociale che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. E che cosa è stato fatto per mettere in atto questa partecipazione, in sanità in particolare? E no, qua io vedo barriere, limiti, confini, c'è qualcosa che non torna nel sistema americano. E allora la scienziata cosa fa? Prende il concetto di salute e comincia a studiarlo. E fa una cosa anche che facevano forse i primi che si sono occupati di scienza, che non sono forse quelli del 600, ma addirittura per tornare indietro, e i personaggi che fecero parte di quel periodo della filosofia che si chiamava scolastica, applicavano il tema del metodo della apofatica, cioè confutavano, partivano dalla confutazione. E allora Mazzacaro dice, ma che cosa succede? Perché la partecipazione non funziona? E allora il primo punto che individua è il punto di mente, e Giulio Mazzacaro è difficilissimo da seguire senza una forte condivisione di ciò che dice, perché non lascia spazi, non lascia spazi a compromessi, a situazioni di compromessi. Allora dice, la prima cosa che noi dobbiamo renderci conto, lo dice negli interventi vari, è che c'è lo scontro tra la ricerca e il rifiuto della risposta, di questo tipo di risposta. Allora, da una parte c'è qualcuno che fa la ricerca e dall'altra c'è qualcuno che, diciamoci la verità, finge di cercare questa risposta. E anche perché in questa ricerca o rifiuto si mettono in gioco tutta una serie di valori che sono i valori dominanti della nostra educazione, il progresso tecnico, l'avanzamento scientifico. E allora in questo processo di confutazione, diciamo di fronte al passato, quello che succede anche in quegli anni, che sono anni di grande crescita, è che fra tutti i concetti che vengono trasferiti dal passato, almeno quello della salute viene, anzi, è uno dei pochi che viene ripreso e rivalutato e rilanciato, se possiamo dire. Poi cerca anche di capire dove stanno i malintesi, e allora dice che per esempio i malintesi stanno nel concetto di funzionamento e funzione. C'è un servizio, un sistema sanitario che ha bisogno di svolgere una certa funzione, la funzione è soddisfare bene, e però ci si concentra sul funzionamento. E allora si dice, non so, a Bologna ci sono un mare di servizi pubblici a disposizione dei cittadini. Bene, questa è una constatazione del fatto che siete ricchi, non per il fatto che state bene. Non sono. Il concetto va spostato sulla funzione, cioè andare a vedere come stanno le persone, non che numero, che quantità di
costruzione, sono concetti diversi. Quali sono gli altri nemici che Giulio Mancacaro individua della partecipazione? Beh, uno è l'autorità. L'autorità è qualcosa che nel momento in cui si definisce, e si definisce a priori rispetto alla funzione, dipende, pensa di avere un sapere separato e di esercitare un potere insindacabile. Questo è qualcosa che credo si veda con chiarezza. Un altro nemico per lui è l'efficienza, nei termini che stavo cercando di mettere prima, cioè l'efficienza come non finalizzata alla funzione. E poi c'è il terzo, e qui mi devo rivolgere anche a il concetto della provvidenzialità, non la chiamavo paternalismo. La provvidenzialità è il fatto che ci sia qualcuno che sa in precedenza ciò cioè qual è il problema dell'altro. Guardate che è facile con queste lenti poi andare a leggere o a sentire altri discorsi e trovare immediatamente dei problemi, no? Cioè, abbiamo sentito prima che il problema è predefinito, bisogna spiegarlo. Abbiamo sentito prima un'affermazione, mi spiace adesso, che diceva che per esempio c'è un bisogno di una nuova forma di salute. Ma no, sono cambiate le malattie, non è la salute, la partita di salute che abbiamo. Noi vogliamo stare bene, vogliamo stare bene le persone 40 anni fa, sono le malattie che ci girano intorno, sono diverse. Ecco, allora, individuati questi nemici e tutto questo percorso, attraverso una lotta che ha visto protagonista alcune delle persone che sono qui, si è arrivati, come si diceva prima, nel 1978, arrivo a chiudere, al Servizio Sanitario Nazionale. Questo Servizio Sanitario Nazionale italiano, che nasce nel 78, nasce con 30 anni, 25, 23 anni di differenza rispetto per esempio a quello inglese. Vabbè, c'è un delay, vero? C'è un ritardo, ma sono successe delle cose in quegli anni, che il Servizio Sanitario Nazionale Italiano, con fatica, ha messo in piedi, ha dato delle risposte a problemi che nel 46 in Inghilterra non c'erano. Allora c'è un valore aggiunto in questo sistema sanitario nazionale. E quindi Mancacaro dice di rivolgersi agli altri sistemi nazionali, considerandoli come degli esempi, delle sperimentazioni, non dei modelli. E nel 78, vi ha detto prima, il collega nasce il sistema sanitario nazionale. E che cosa c'era qui in Italia? Qual era il concetto di salute in Italia? Se l'articolo 32 che riconosce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti viene messo in piedi soltanto 43 anni dopo. Cosa c'era prima? Allora, prima c'era un concetto di salute diverso, quello dell'articolo 38. Nell'articolo 38 si dice che ogni cittadino inabile al lavoro o sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati per le loro esigenze di vita. Cioè è un concetto di sanità e di salute di tipo caritatevole. Ebbene, cioè, il concetto di partecipazione alla costruzione della salute si esprime attraverso l'articolo 32, attraverso lo statuto dei lavoratori. L'articolo 38 implica un modello di salute che fa riferimento ad altri concetti. Allora, nei giorni scorsi a Torino c'è stato un convegno di epidemiologia sui temi del 150 anni dell'Unità d'Italia. Questo paese mi raccontava Rodolfo Saraccio, che oggi lavora all'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, negli anni 60 insegnava al mondo l'epidemiologia. Rodolfo Saraccio racconta che arriva in Inghilterra, giovane, compra un dizionario di epidemiologia in inglese e trova termini italiani intraducibili perché l'epidemiologia internazionale non ha preso in considerazione alcuni concetti, alcuni problemi. Ci sono i nomi, no? Sindrome di, e c'è il nome italiano. In questi anni qualcuno ha portato avanti un concetto di salute che sta facendo scuola, il processo Eternit a Torino. Vede l'attenzione non dei media torinesi che si interessano oggi al processo Monge e la Juventus, ma di legislatori, amministratori, difensori dei diritti di salute pubblica di tutto il mondo. Due anni fa c'è stato un convegno internazionale sulla
l'amianto, hanno partecipato belgi, olandesi, svizzeri, indiani ed erano tedeschi. Allora, così quando la sentenza statistica, questo paese ha qualcosa da dire. E non devono essere le stesse cose che dicono gli altri, perché questa è la peculiarità italiana. Quella peculiarità che abbiamo perso, diciamo, a partire dagli anni 90, e ci sono le statistiche che ce lo confermano, sia, come dicevo prima, su questo balzo in tanti che non è soltanto legato al benessere inteso come condizione di ricchezza, ma un benessere collettivo. Ecco, io direi questo, a quel signore che diceva che la lotta di classe l'hanno vinta loro, io direi tutte le parole di un altro grande scienziato, che si chiama Lorenzo De Matteis, che una volta, dovendo commentare un suo libro, scrisse che lui dirigeva l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, dovette venire via, avere dei problemi, fu messo da parte, e lui scrisse nella recensione che era stato sconfitto. Mi telefonò, mi disse: senti, la tua recensione è molto bella, però sappi questo, io non sono stato sconfitto, perché i miei concetti, le mie idee sono ancora lì, io sono un perdente e scelgo in questo momento di stare dalla parte dei perdenti, ma non sono ancora stato sconfitto. Grazie.